Buonasera. Ciao. Partita molto equilibrata in cui il Cosenza stava facendo più bella figura, secondo me. Poi si sono perso un po' le misure quando è uscito l'Egizio, ma a proposito, che cosa è successo? Ho avuto un problema muscolare. Per non rischiare l'abbiamo levato. Il problema è che abbiamo preso un gol a 80 metri dalla porta, l'abbiamo fatto venire via, l'abbiamo fatto entrare dentro il campo. Esistono anche i falli, eh? Calcio si gioca anche con i falli. Non può arrivare a mettere una palla sulla nostra linea dopo aver fatto 40 metri palla al piede. Non è concepibile, vuol dire che non sei cattivo, non sei attento, non ci sei, punto, punto. Perciò dopo perdi le partite e ti gira le palle, ma è a monte che deve girare le palle. Comunque, dai. Altra domanda? Antonio Napoli. Buonasera. Quando il Cosenza ha giocato palla a terra, evitando le palle lunghe, ha messo sempre in difficoltà la Salernitana. Come diceva lei, l'unico errore della partita, perché la Salernitana praticamente era un metro di porto, se non un'occasione del gol, il Cosenza ha mostrato di essere non inferiore a una squadra che ambisce probabilmente a più di mezzo terzo. Cosenza, scusatemi, ma il primo gol che abbiamo fatto noi ci hanno annullato. Era regolare o no? No, lo dite voi? Perché a me mi hanno detto di sì. Era regolare. Nessuno ha toccato nessuno. Sì, va bene. Vediamo quello che vogliamo sempre vedere. Comunque, quello è già uno. Poi, vabbè, i due pali, le due cose, vuol dire che era una giornata, oltre tutti i problemi che abbiamo avuto, Ida infortunato, Legittimo infortunato, forse non ci rendiamo conto che siamo ridotti proprio all'osso. Perciò i nostri cambi sono stati quelli che sono stati, al di là del valore dei ragazzi, ragazzo del 2000, ragazzo che viene dalla Serie D, un ragazzo... Oh! E qui è un altro tipo di campionato. Poi le partite le perdi e quando le hai perse dopo non tornano indietro le partite. Lascia perdere che non meritavi di perdere, hai fatto una cazzata e l'hai persa. Ma non esiste, non esiste. Altra domanda? Mister, non so, vediamo un attimo è arrivato. La sensazione, come diceva anche il collega, che nel primo tempo lei sia stato, insomma, molto bravo. Insomma, conosceva molto bene Ventura, non far giocare la Salernitana sui quinti, perché è avvenuto Cicerelli e Chin praticamente nella loro metà campo per tutto il primo tempo, poi la sostituzione forse le ha un po' scombinato i piani. Insomma, le chiedo se non ci fosse stato quel cambio, se la partita secondo lei avrebbe potuto assumere dei contorni diversi. Io ne so, non lo so. Le partite come fai? Le partite le giudichi quando le vedi, io non faccio il mago, non lo so. Sicuramente Legittimo non si stava comportando male, sicuramente Legittimo ti dà anche una certa tranquillità perché è un giocatore di esperienza e di temperamento, però tra dire che non si perdeva o si vinceva se c'era Legittimo non lo può sapere nessuno. Io guardo i fatti mi dicono che è entrato altre persone che gli hanno fatto fare 60 metri palla al piede a un giocatore, prima uno e poi un altro, e lì può perdere le partite. Perché le partite così le vivi sull'equilibrio, tenendo presente i loro cambi, le loro cose, tutto il resto. E poi dopo stai qui e non ti spieghi nemmeno come. Non ti spieghi nemmeno come. Perché tatticamente la partita non gli ha fatto fare un tiro in porta, un gol. Ti ha avuto un'occasione, te l'hanno annullata. Due traverse, quella è un po' colpa nostra, bisogna tirare più basso la prossima volta. Roberto Barbarossa, Autosport. Mister, buonasera. Buonasera. Ritorno alla risposta che lei ha dato prima. Quando parla, bisogna, quando lei ha detto bisogna arrabbiarsi, ritornare il problema è a monte, a che cosa si riferisce in particolare? All'episodio del gol. Palla noi, perdi palla, c'hai l'avversario lì, a mezzo centimetro, lo fai entrare dentro, ne salta un altro, piglia palla, entra dentro 40 metri, mette la palla e io lo faccio saltare per aria. Non è come fanno gli altri con te.
come fanno gli altri con te. Punto. Poi te lo facevano dopo, per carità di Dio, la partita se doveva finire così, finiva così. Ma quello non è un gol da prendere, assolutamente. Andiamo verso la chiusura, Francesco Liverio. Mister, al di là dell'episodio che purtroppo costa la sconfitta, cosa ti aspetta da queste 40 ore prima della conclusione del mercato? Non mi aspetto assolutamente niente. Mi aspetto che Trinchera finisca il suo lavoro come ha sempre fatto, mi aspetto dei giocatori in grado di darci una mano, perché ne abbiamo bisogno, è lampante, punto e basta. Poi ci si rende conto della situazione quando perdi le partite, quando le perdi in questa maniera, perché la situazione è questa, punto, e fa girare le palle, perché noi si lavora di questo. Francesco Luna, mister, buonasera. Sull'episodio della discussione, ci può spiegare cosa è successo cortesemente? Sì, io ce l'avevo con, penso sia il team manager della Salernitana, io ce l'avevo con nessuno. Solo che qui il quarto uomo, invece di guardare se fanno i falli laterali in un modo, se c'è il fuorigioco, se c'è un fallo, guardano quello che è in panchina. Pronti via. Perciò, poi dopo, ora, va bene così, va bene? Dai. Salve, mai non ti presentare. Non la voglio insistere sul calcio mercato, però si vocifera di un interessamento da parte di Potenza per Vitacchia. Ci sono dei margini della trattativa? Vitacchia gioca a calcio qua, gioca nella Salernitana, sta a Salerno. Perché nessuno ha mai chiesto Vitacchia per quello che so io. Poi dopo le trattative le fa Trinchera, le fa la società, non certo io. Io faccio già fatica a allenare. Va bene? Grazie. Arrivederci.